Benvenuti al nostro corso di yoga. Siediti sul tuo tappetino in un modo piacevole. Chiudi i tuoi occhi e inizi con la tua respirazione. Inspiri per 4 e espiri per 6. Se vuoi prolungare la tua respirazione, inspiri per 6 e espiri per 8. Porti la tua espirazione verso la pancia, tiri il tuo ombelico indietro verso la tua vertebrale e poi su in alto. Due o tre volte così. Inspiri il massimo, espiri il massimo. Gli ultimi respiri e con la prossima inspirazione alza le tue braccia su in alto e con la prossima espirazione apriti ad un lato. Inspiri in alto, espirazione all'altro lato. Inspiri su in alto, espiri al lato. Sdraiati bene, tiri in alto le tue braccia e fai questo movimento un paio di volte al tuo ritmo. L'ultimo giro, inspiri su in alto, espirazione, apri le tue braccia come in una T e apri il tuo petto indietro, inspirazione le braccia sopra la testa in su, la vista va verso le mani, e espirazione apri il petto. Puoi anche chinare la testa indietro se ti piace. Inspiri, espiri il massimo. E quando sei su in alto, sdraiati bene. L'ultima volta, inspiri. E con l'espirazione appoggi le braccia vicino al tuo corpo e cambi su tutti e 4. Spingi bene tutte le tue due mani nel tuo tappetino, le braccia sono allargate come le spalle e anche il bacino. Con la prossima espirazione vai alla schiena del gatto. E con l'inspirazione in giù verso la mucca. Fai tutto questo movimento al tuo ritmo. Espirazione su in alto, usi veramente tutta la possibilità di muoverti. Espirazione e inspirazione. Un paio di volte. Questo movimento.
l'ultimo giro così. E poi rientri nella schiena neutrale e inizi di girare tutto il tuo corpo sopra il tuo polso. Decidi tu quale grandezza vuoi fare i giri. Una volta vai più davanti e una volta vai più indietro, come per te è piacevole. La respirazione lasci soltanto andare. E poi cambia anche la direzione. E anche qua decidi tu la grandezza dei giri. Piano piano ti fermi, alza le tue piedi e ti spingi indietro, alza la gamba sinistra e il braccio destro, sdraiati bene e con la prossima ispirazione alza il braccio e la gamba in su in alto. E con l'espirazione si abbassa. Inspiri su in alto, espirazione in giù. Fai tutto questo un paio di volte al tuo ritmo. Inspiri e espiri. Gli ultimi e poi con la prossima ispirazione appoggi e cambia il lato, fai tutto il resto anche l'altro lato, alza la gamba, alza il braccio, ispirazione su in alto, espirazione abbassi, sdraiati bene con la gamba e con il braccio. E fai tutto quello con il tuo ritmo. Inspiri il massimo, espiri il massimo. Con la prossima ispirazione appoggi. E quando sei pronta, alza i tuoi punti del piede. E ti spingi indietro al cane che guarda in giù. Lasci un attimino ancora piegato i tuoi ginocchia e trovi prima la tua posizione giusta. Spingi giù il tuo petto verso il tappetino e le tue talone tirano in giù. Diventa un po' più dinamico. Alza e abbassa il talone. Muoviti le ginocchia e usi anche il tuo bacino, una volta più il sinistro, una volta più la destra. La vista va verso le ginocchia, lasci cadere la testa in giù e spingi bene indietro alto il tuo sedere. Inizia di muovati la testa una volta sì, una volta no. E poi guardi davanti fra i tuoi mani. Fra i tuoi mani. E quando sei pronta, appoggi le tue ginocchia e con l'espirazione metti il tuo sedere indietro verso i taloni e siediti nella posizione del bambino. Inspirazione su tutti e quattro, espirazione al cane. E stai a questo movimento, inspiri tutti e quattro, espirazione al bambino. Inspiri e espiri. Fai tutto questo con il tuo ritmo, con la tua respirazione. E prenditi veramente anche il tempo di guardare anche ai tuoi dettagli. Prenditi il tempo
di appoggiare bene il sedere, lasciare cadere le tue spalle in giù per rilassarti quando sei nella posizione del bambino. Gli ultimi 2-3 volte. E poi ti fermi al cane che guarda in giù. Guardi davanti fra i tuoi mani e fai piccoli piccoli passi davanti. Quando con la tua prossima ispirazione metti le braccia davanti e vai alla schiena dritta. Le spalle vanno indietro, le scapole spingono insieme. Espirazione in giù. Con la prossima ispirazione vai in alto pezzo per pezzo e sdraiati. Metti le spalle indietro e vai con i tuoi piedi all'inizio al tuo tappetino. I piedi sono chiusi, il bacino spingi davanti, le spalle cadono, le braccia vicino al tuo corpo. Con la prossima ispirazione alza le tue braccia su in alto. Espirazione, ti lasci cadere in giù. Inspirazione, vista davanti, schiena dritta. Espirazione, vai in giù, appoggi le mani e metti con la prossima ispirazione la gamba sinistra e la gamba destra, appoggi le ginocchia e vai in giù con il petto. Alza le tue mani via del tappetino, spingi indietro le tue spalle e con l'inspirazione ti alzi verso la mini cobra. Espirazione, vai in giù, appoggi la fronte. Ancora 2 volte così. Inspirazione, espirazione. Espirazione. Alzi i tuoi piedi e con la prossima espirazione ti spingi indietro verso il cane che guarda in giù. Gamba destra davanti, gamba sinistra. Inspirazione, schiena dritta. Espirazione in giù. Inspirazione verso la schiena dritta, in su in alto. Espirazione. Tadasana. Ancora l'altro lato. Inspirazione su in alto. Espirazione in giù. Inspirazione, schiena dritta, espirazione in giù. Metti la gamba indietro, la sinistra, la destra, il tuo chaturanga, il tuo modo con tutto il corpo, o prima le ginocchia e tutto il resto. Inspirazione, mini cobra. Se fai più yoga, puoi naturalmente fare anche il cane che guarda in su. Guarda cosa per te è piacevole, cosa hai bisogno oggi. L'ultima volta ancora su in alto. Espirazione giù. Alza le tue piedi e trova la tua strada indietro verso il cane che guarda in giù. Stai qua, fermiti un attimino, respiri e goditi questa bellissima posizione. Puoi anche muoverti con i tuoi talloni come per te è più piacevole. E quando sei pronta con la prossima ispirazione, porti tutto il tuo corpo davanti ad una bella linea dritta con il tuo corpo, espirazione indietro, inspirazione davanti. Attivazione nella pancia, espirazione indietro. Fai un paio di volte con il tuo ritmo. Le spalle vanno sopra al tuo polso. Espirazione indietro. Inspirazione, alza la gamba destra indietro alto. E porti poi con l'espirazione il ginocchio verso davanti al petto. Inspirazione indietro alto. Espirazione verso il ginocchio destra. L'ultima volta, inspirazione indietro alto.
Espirazione al ginocchio sinistro. Inspirazione dietro alto. Espirazione, porti la gamba fra i tuoi mani. Prossima inspirazione, vai, metti le braccia in su in alto. E vieni al guerriero primo. Con la prossima espirazione, girati al secondo guerriero. Guardi bene ai tuoi piedi. Il tuo braccio davanti tira davanti e anche il tuo ginocchio non cade in metà. La vista va verso davanti. E con la prossima ispirazione ti tiri davanti e con la espirazione ti spingi indietro. Espirazione, secondo guerriero. E inspirazione, ti apri bene di nuovo avanti. I tuoi mani spingono. Espirazione in metà. Inspirazione indietro. Fai questo movimento un paio di volte per te stesso. Al tuo ritmo. Con la tua respirazione. Con la prossima ispirazione ritorni al primo guerriero. Prendi magari i tuoi mani davanti al tuo petto e metti la gamba dietro, fai un piccolo passo davanti. E quando sei pronta, alzi la gamba dietro e vai nella bilancia. Trovi qual il tuo equilibrio. La gamba in alto. E stai qua per un attimino. Inspiri, espiri. Gli addominali sono attivati e quando sei pronta, porti poi la gamba dietro, indietro la gamba davanti e siediti in giù. Mi giro soltanto davanti a te. Guardi che il tuo sedere sta sul tappetino, un ginocchio è alzato. Inspirazione, alza la braccia in alto. Espirazione, ti giri al lato del ginocchio e ti apri bene. Bene, metti la spalla dietro, ancora un po' più indietro. Con l'inspirazione trovi lunghezze per la vertebrale e con l'espirazione ti giri. Inspiri e espiri. L'ultimo inspiro. E poi ti ritorni, fai un attimino l'altra parte. Poi metti le ginocchia in una croce e vieni su tutti e quattro, straia le tue gambe indietro e vieni in una bella linea con il tuo corpo. Facciamo il vinyasa insieme. Espirazione, braccia e tutto il corpo in giù. Inspirazione, mini cobra o cane che guarda in su, come preferisci tu. E con l'espirazione trovi la tua strada indietro verso il cane. Stai qua per tre respiri profondi. Spingi il petto in giù verso il tappetino, il sedere su in alto. Adesso sai già come andiamo avanti. Facciamo tutto ancora all'altro lato. Allora, quando sei pronta, con la prossima inspirazione,
porti tutto il corpo davanti, fa una linea, espirazione indietro al cane che guarda in giù, inspirazione davanti, espirazione indietro, inspiri, espiri. L'ultima volta, inspirazione, espirazione. Con la prossima inspirazione, alza la gamba sinistra indietro alto e porti poi con l'espirazione il ginocchio davanti verso il petto. Inspirazione indietro alto, espirazione, il ginocchio al gomito sinistro. L'ultima volta, inspirazione indietro alto, espirazione al gomito destro. Inspirazione indietro alto e con la prossima espirazione porti la gamba davanti fra i tuoi mani e con la prossima inspirazione alza le tue braccia in alto al primo guerriero. Con la prossima espirazione ti giri o ti apri verso il guerriero 2, mi giro soltanto davanti a te, guardi di nuovo ai tuoi piedi, il ginocchio davanti va in giù, il mano davanti tira davanti, inspirazione davanti, espirazione ti chini indietro, espirazione davanti e inspirazione apriti di bene davanti. Fai al dinamico una volta indietro con l'inspirazione, espirazione in giù, inspiri, espiri. L'ultima volta, espirazione guerriero 2. E con la prossima ispirazione rientri nel guerriero 1, porti le tue mani davanti al petto, fai magari di nuovo un passo davanti con la gamba dietro e quando sei pronta alzati dietro e viene la bilancia. Stai qua per un attimino, trova il tuo equilibrio, le tue spalle via delle orecchie, straia bene la gamba davanti e quando sei pronta andiamo avanti, un bel respiro ancora e poi prendi la gamba dietro, dietro la gamba davanti e ti siediti in giù, mi giro di nuovo davanti a te. Facciamo la stessa cosa ancora all'altro lato, un ginocchio è alzato e quando sei pronta con il prossimo inspiro alza le braccia al lato su in alto e con l'espirazione ti giri, ti apri verso la gamba, le spalle aprono, il petto è aperto. Con l'inspirazione trovi la lunghezza della vertebrale, con l'espirazione ti giri, apri bene il petto davanti. Ritorni un attimino all'altro lato, porti le tue ginocchia in croce. Vieni di nuovo su tutti e quattro, allarghi le tue gambe indietro e fai il tuo vinyasa, in giù, in inspirazione in su in alto, espirazione in giù e poi porti indietro le gambe verso il cane che guarda in giù. Stai qua ancora per un attimino, goditi questa bellissima posizione. Spingi in giù il petto, in su in alto il sedere.
e poi fai piccoli piccoli passi davanti fra i tuoi mani, metti il sedere in giù e siediti in giù. Facciamo ancora una bella cosa per i nostri addominali. Prendi le tue mani, il tuo polpaccio, alza le ginocchia e quando sei pronta cerchi il tuo equilibrio. Alza le gambe su in alto e vai nella posizione della nave. I piedi sono chiusi e anche le ginocchia. Le spalle cadono in giù. Non mi diventa rotonda nella parte lombare. Spingi davanti il petto e apriti bene. Un bel respiro, un bel sorriso. E poi rilassati. Facciamo ancora due volte. Quando sei pronta, ritorni. E se vuoi facciamo tutto quello un po' più difficile. Strai tu le braccia, le spalle cadono in giù, gli addominali stanno lavorando. Rilassati di nuovo, facciamo ancora un piano un po' più in alto. Un bel respiro. Alza le tue braccia su in alto. Le ginocchia sono chiusi. I piedi neanche. Strai le tue braccia davanti. Con la inspirazione strai il corpo in giù. Espirazione. Ti alzi in su. Di nuovo in giù. Espirazione. Porta tutto il corpo su in alto. Lavori con i tuoi addominali. L'ultima volta. Inspiri. Espiri e tieniti un attimino. E poi ti rilassi. Appoggi i piedi e vai pezzo per pezzo indietro e in giù verso il tappetino. Appoggi la schiena e metti un attimino le tue ginocchia verso il petto. Chiudi un attimino i tuoi occhi, appoggi le tue mani vicino al tuo corpo e poi alza le tue gambe in su in alto. I talloni tirano in su, strai le gambe e lascia lavorare bene i addominali. Le spalle sono rilassate. Goditi e rilassati. L'ultimo bel respiro profondo. E poi ritorni, prendi le ginocchia verso il petto, i tuoi occhi sono chiusi, puoi anche muoverti le tue ginocchia in sinistra e destra, come per te è piacevole. Cosa hai bisogno oggi? Guarda a te. E poi piano piano rientriamo alla nostra relax. Appoggi le gambe. Straia la gamba destra, la gamba sinistra. Metti le tue braccia in un modo T al lato. E poi prendi la gamba destra sopra il ginocchio sinistro e prendi con il mano sinistro il ginocchio e spingi in giù. La testa giri verso il braccio straiato. Stai lì per un attimino. E poi piano piano ritorni e fai la stessa cosa all'altro lato. Le tue scapole appoggiano tutto il tappetino,
Il pavimento ritorni, prendi di nuovo le tue ginocchia verso il petto, prendi le mani sotto, sotto le tue ginocchia e vai piano piano in su in alto finché vieni in una posizione seduta. Trovi per te una bella posizione dove ti senti bene. Apri gli occhi e siediti ancora in una posizione dritta. Le spalle cadono in giù. Appoggi le tue mani sulle tue ginocchia e lasci di nuovo cadere con l'espirazione tutto il tuo peso in giù verso la lumbale. Stai lì per un attimino. Ancora una volta così, in giù. E con la prossima ispirazione ti alzi in su. Pezzo per pezzo, prendi le tue braccia al lato, in alto. Con il tuo ritmo. In alto su, chiudi i tuoi mani, porta i tuoi mani alla tua fronte per i tuoi pensieri. In giù, davanti alla bocca, per le tue parole, e poi ancora in giù, davanti al tuo cuore, per la tua energia. Appoggi la tua fronte, le tue dita, inspiri ancora una volta, e poi alzi pezzo per pezzo la tua testa in su in alto. E io ti ringrazio per il tuo tempo. Namaste.